Buongiorno, ciao a tutti, sono Loredana e benvenuti nel nostro canale di YouTube notizienuclick.com. Piccola rassegna per chi vuole una cosa veloce veloce, per chi vuole approfondire cliccate, se vi va ovviamente, su notizienuclick.com. Spirli, in Calabria il governo continua a latitare. Maradona De Magistris, venerdì, cioè oggi, la delibera per intitolargli lo stadio. Black Friday, Greenpeace plaude al blitz di scomodo al centro di Amazon. Per quanto riguarda lo spettacolo, New York Times, Tony Servillo fra i 25 migliori attori negli ultimi 20 anni. Buroni, vaccinato, può infettare? In genere no. Oggi sempre 27 novembre 2020, la notte europea dei ricercatori. Andiamo in Liguria, governatore Totti, idea strampalata, riaprire le scuole il 9 dicembre. Attenzione al weekend, fra il 28 e il 29 novembre mezza Italia sarà sotto la pioggia. Peste suina dal Zovo, Movimento 5 Stelle, abbattimento dei cinghiali non è la soluzione. E poveri, facciamoli vivere allora. Col diretti Covid, con i crack stalle a rischio 100.000 posti di lavoro. La pecora della Valle Senales in Alto Adige è in un nuovo presidio Slow Food. Influenza aviaria, allarme ELSA. Virus in rapida diffusione, oltre 300 casi segnalati fra centro e nord Europa. Oh, ma riusciremo a cavarcela, mamma mia. Passiamo in atti oggi, va. Jimi Hendrix, chitarrista statunitense, nato nel 1942 e morto, pensate, soli 27 anni, nel 1970, il 18 settembre. Bruce Lee, attore, nato nel 1940 e morto il 20 luglio del 1973. Un buon compleanno Roberto Mancini, calciatore ed allenatore nato a Iesi, che oggi per l'appunto compie 56 anni. E dedichiamo i pensieri per pensare tutti di Diego Armando Maradona. Ho fatto gol con la mia testa e con la mano di Dio. Se non sono felice dentro, non riesco ad essere un campione. Il valore della nazionale non si confronta con il denaro, si confronta con la gloria. So di non essere nessuno per cambiare il mondo, ma non voglio che entri qualcuno nel mio per condizionarlo. E con questo vi do appuntamento al prossimo video, che come al solito non so quando sarà. Grazie per la vostra attenzione, Loredana. Ciao ciao!